Salve a tutti, oggi inizieremo ad introdurre quello che è negli ultimi anni uno degli argomenti di maggiore interesse, di maggiore modernità e di maggiore discussione sui principali blog che troviamo in rete, quello del peri-workout. Il termine peri-workout nasce dall'unione di un prefisso greco, peri, che significa intorno, e da una parola anglosassone, workout, appunto, che significa allenamento. Mi fa sempre sorridere positivamente questo abbinamento, perché sottolinea proprio la coniugazione, il coniugare la scienza rappresentata appunto dalla lingua greca con l'innovazione che è quella rappresentata dalla lingua anglosassone, che ormai è quella più utilizzata a livello globale. La moderna letteratura scientifica, i moderni studi dimostrano come la fase del preallenamento, la fase dell'allenamento stesso e tutto ciò che consegue l'allenamento, quindi le fasi successive all'allenamento, siano egualmente fondamentali per raggiungere il risultato sperato, quindi siano necessariamente e preferibilmente da curare nella loro interezza. È indubbio che l'enorme successo dell'integrazione intra-workout sia fondamentalmente dovuto alla nascita di un nuovo tipo di supporto glucidico rappresentato dalle ciclodestrine altamente ramificate, un tipo appunto di carboidrato che è andato inesorabilmente e rapidamente a sostituire quelle che erano le altre fonti glucidiche comunemente utilizzate sia nell'intra-workout ma soprattutto nel post-workout. Fonti glucidiche tra le quali lo stesso Vitargo, che spesso non facevano altro che creare delle serie problematiche di assimilazione, delle serie problematiche dal punto di vista gastrico ed intestinale, che andavano assolutamente ad inficiare sulla performance e poi sul risultato finale sperato. È infatti indubbio che utilizzare una porzione di ciclodestrine altamente ramificate abbinata ad una porzione proteica a rapida assimilazione, quali ad esempio delle caseine idrolizzate o degli aminoacidi essenziali, possa favorire la sintesi proteica, l'anabolismo muscolare, un maggiore recupero e quindi un maggiore raggiungimento, un più rapido raggiungimento dei risultati sperati. Entreremo nello specifico delle varie fasi che compongono il peri-workout, quindi pre-workout, intra-workout e post-workout, parlando in maniera più specifica di quali integratori preferire ed utilizzare nelle tre fasi nei prossimi video, trattandosi infatti di un argomento di grande interesse ma anche di grande complessità, preferiamo fornirvi delle indicazioni più specifiche in relazione a ciascuna delle tre fasi. Vi ricordiamo che siamo a vostra disposizione per rispondere alle vostre domande. Vi ricordiamo di seguire la nostra pagina, di lasciare tutte le vostre domande come commento a questo video. Da parte mia vi aspetto alla prossima e vi ricordo di restare sintonizzati su questo canale. Ciao!